Detto questo, c'è un'urgenza e c'è un futuro. Per quanto riguarda l'urgenza, sicuramente il tema principale è quello del credito. In questo momento, se andiamo a vedere tutti i dati, soprattutto quelli di Banca d'Italia, vediamo che nel Lazio è una di quelle regioni dove la stretta creditizia è stata più forte. L'imprenditore della nostra regione paga mediamente il costo del denaro in misura superiore di quanto accade ad un collega lombardo. Tutto questo a distanza di 5 anni dall'inizio della crisi. Forse in passato sarà stato anche vero che i piccoli imprenditori toglievano all'azienda e davano alla famiglia, però vi assicuro negli ultimi 3 anni sta accadendo esattamente il contrario e in questo momento le famiglie non riescono più a sostenere le aziende essendo imprese familiari. Quindi il credito, ovviamente per l'esperienza della CNA, noi siamo per i consorzi fidi, che è uno strumento solidale e collettivo delle imprese, questo dell'artigianato unitario ha 15.000 imprese, in questo momento garantisce più di mezzo miliardo di finanziamenti di piccoli imprenditori, è in assoluto lo strumento più efficace tra quelli pubblici e privati in questo momento esistente nella nostra regione. Però i Confidi hanno avuto sempre, diciamo, una certa disattenzione, in questo diciamo, destra e sinistra sono state abbastanza simili, al contrario di quanto accade in altre regioni dove questi fenomeni sono molto più radicati. Qui ci siamo sempre lottati intorno a una serie di duplicazioni, lo fa il pubblico, no, lo fa il privato, eccetera, eccetera. In realtà poi alla fine non siamo riusciti a fare né l'uno né l'altro. Questo ha fatto sì che proprio in questo momento in cui c'era grande bisogno, le imprese sono trovate scoperte di strumenti pubblici efficaci, ma anche di strumenti fatti dalle associazioni abbastanza, diciamo, non radicati. Quindi è importante fare una scelta chiara su questo. Rimane il tema del credito verso della regione nei confronti delle imprese, anche qui sono 7 miliardi solo quanto riguarda le imprese, anche se l'indebitamento della regione è più alto. Rimane il tema dell'edilizia, l'edilizia è uno degli asset più importanti storicamente della nostra regione, si trova in una situazione drammatica, la strada è quella della ristrutturazione, riqualificazione non soltanto degli edifici, ma anche delle città. Nel passato abbiamo fatto molte cose brutte, quindi converrebbe abbatterle e rifarle belle, diciamo, avremmo un doppio beneficio, lavoro, ma anche qualità della vita. Il tema del fisco. Ahimè, la situazione è quella che è, la pressione aumenta, ma almeno che parte di queste risorse che vengono tolte alle imprese ritorni come delle politiche alle imprese, diciamo, e lo strumento dell'IRAP è importante. E riforma a costo zero, che è la burocrazia, lì si può fare moltissimo, meno. E un tema importante, che è quello dell'internazionalizzazione, vuol dire noi dobbiamo andare a prendere le occasioni di sviluppo lì dove ci sono. Ci sono dei paesi che crescono moltissimo, c'è la risorsa del turismo, quindi vuol dire andarsi a prendere il PIL degli altri, per intenderci. Questo lo dobbiamo fare. Se io guardo il bilancio recente della regione, constato che praticamente l'attività internazionale nel recente passato è ferma. Devo dire che anche qui, come nella situazione del credito, non abbiamo strumenti. Anche i sistemi associativi e le camere di commercio in realtà hanno fatto qualcosa, ma siamo ancora molto al di sotto di quello che avremmo bisogno. Quindi questo è un tema dove rapidamente dovremmo tentare di fare qualcosa. Altri temi sono le start-up per quanto riguarda le nuove imprese, quelle creative, in particolare la web economy, la green economy, va a dire tutto ciò che è nuovo. Noi abbiamo ancora una struttura imprenditoriale abbastanza tradizionale. Ci sono nuove economie che sviluppano, le dobbiamo guardare, però le dobbiamo da questo punto di vista anche assistere. Finisco con l'ultimo punto che è più infrastrutture, c'è un tema che riguarda, che interessa molto noi, in particolare le imprese artigiane e quel poco, ma ancora, noi lo vogliamo rafforzare, che è tutta l'attività manufatturiera, che può essere il piccolo artigiano, ma anche la piccola impresa industriale. Noi abbiamo un problema dei luoghi, delle aree industriali, spesso queste dalla grande impresa
la distinzione d'uso, aprono un centro commerciale, mentre sarebbero aree ancora utilissime per l'insediamento di piccole eccetera, mentre le attività produttive sono così. Mazza del Tevere, vado in tutti i negozi dove non dovrebbero stare, mentre è possibile da questo punto di vista creare delle aree magari specializzate, collaborative, fare delle reti, delle eccellenze, qualcosa ancora abbiamo nel Lazio, non facciamolo morire, penso appunto alla nautica, altri settori di questo tipo. Ecco, queste sono un po' le nostre idee. Con amarezza, quando abbiamo costruito, quando abbiamo fatto questo schema dei 10 punti che la brava associazione fa, l'entrare in campagna elettorale, ci siamo resi conto che erano uguali a quelli di 2 anni e mezzo fa e uguali a quelli di 7 anni fa. Questo è un po' la... Quindi è stata un po' la tristezza nostra del vedere che gli argomenti sono quelli, no? Alla fine potremmo anche non riaggiornarli, perché poi alla fine la politica non riesce mai. Allora, passo la parola subito a Francesco con il primo giro e poi apriamo la parte invece più delle... Buongiorno, grazie, complimenti per questa sede. Una volta che c'entro. Abbiamo 5 anni di tempo. Allora, dico subito, da sentire 12 anni più giovane, ormai siamo entrati nell'ultima settimana in cui si scuovono definitivamente tutte le carte. E vorrei dirvi, non citerò i numeretti che ci rendono più tonici del solito, ma cito cose da fare. Grazie avanti per avermi definito uno dei candidati più importanti, siamo 12, credo di essere l'unico dei 12 che conosce la regione. La regione è una macchina complessa, bisogna saper usare con cura, per evitare errori catastrofici. Diciamo che mi sento un po' richiamato in servizio, perché c'è stato in questi anni, 8 anni gli ultimi, un vuoto di politica. Inutile girarci attorno, nessuno di voi si farebbe mai operare da un politico prestato alla chirurgia. Ognuno fa il suo mestiere. Condizione che lo sappia fare, credo che sia necessario metterci un po' di quel sale che abbiamo in testa per conoscere le questioni e affrontarle rapidamente. Usate questa premessa, penso che sia necessaria perché, credo che, voglio essere presuntuoso, la situazione esige tempi rapidi, risposte rapide, conoscenza dei temi. In cui oltre le norme che riguardano la vita della nostra regione, c'è il contesto nazionale. Non è che è uno scherzo la pressione fiscale al punto a cui è arrivato, non è uno scherzo il vergognoso trattamento a cui soggetta Equitalia ogni giorno. Credo che dobbiamo fare anche un discorsetto con gli istituti di credito. Oggi, questo riguarda il mio movimento politico, cominciamo ad annunciare iniziative serrate, forti, per il Parlamento che si inserirà la prossima settimana, anche in tema di signoraggio bancario, perché c'è il tema che riguarda il valore della moneta e chi lo stabilisce. Detto questo, torno a voi. Torno a voi dicendovi alcune cose che sento di poter dire tranquillamente, penso a tutti quelli che si stanno cimentando la partita. Se fossi uno degli altri candidati più importanti, quello che magari può essere immaginabile, ti direi lasciatemi in pace con la pressione fiscale perché c'ho una tragedia alle spalle, ho bisogno di 5 anni, mettere a posto tutto. Direi che insomma io la sanità non posso dare le risorse, IRAP un po' ci pensiamo e tutte queste belle cose insomma cui dovremmo aspettare. Io dico le cose che voglio fare da subito, di cominciare a cambiare passo, soprattutto sul piano del metodo. Tanti lo sa, credo che lo sa, la mia amministrazione, se c'è una cosa di cui sono stato orgoglioso, la concertazione.
adesso è arrivata l'adozione di un importante atto di attivazione comunitaria, lo Small Business Act, però noi ce l'abbiamo come cultura. Andato a ripescare tra le mie carte d'archivio, quelle non ingiallite, il protocollo che firmammo. Abbiamo deciso insieme alle categorie sindacati, all'associazionismo datoriale, quali erano le materie su cui insieme dovevamo prendere delle decisioni. Mettevamo 15 giorni in più per ogni decisione. Arrivavamo con la condivisione. C'erano materie che non erano soggette alla procedura di concertazione, decidemmo quali. Questa è stata una regione che ha portato la disoccupazione grazie al mondo dell'impresa. Non servono i concorsi pubblici, servono le assunzioni di partito pagate dalla provincia. Serve l'impresa piccola e media, 91% di questa economia. Decidemmo insieme chi creava lavoro e quali erano gli strumenti. Portammo la disoccupazione 12% 2000, 7% fine mandato. Scusate se vi parlo della disoccupazione, ma per me è il fatturato principale. Devo capire chi combatte la disoccupazione. Non basta il protocollo di concertazione, poi serve un cronoprogramma delle cose da fare. Io sono pronto. Qui si vota martedì lo spoglio, mercoledì la decisione. Da giovedì cominciamo a lavorare su come ci organizziamo per il cronoprogramma. Non lo sto dicendo solo a voi, lo sto dicendo a tutti perché parlo una lingua sola, non a seconda dell'interlocutore, ma dico le cose che penso. Io credo che noi dobbiamo fare alcune delle cose che qui stanno scritte, che stanno anche nel nostro programma. Sono molto contento di essere stato l'ultimo candidato a scendere in campo e il primo a presentare un programma. Diciamo ce l'abbiamo. Io ho ritrovato qui cose che stavano nel programma 2005. Guardate, io lo dico a beneficio di tutti e due i presidenti che sono venuti dopo di me, perché cerco di parlare meno possibile male di altri, perché bisogna parlare bene del territorio nostro, della terra nostra. Il commissariamento della sanità è stato un problema anche per loro, perché poi non sei libero di decidere. Anzi, sei costretto a delle decisioni e vi spiego poi perché contesto in maniera fortissima il tema del commissariamento. Serve a tutti noi. Spero che anche voi. Allora, fate un comunicato. Nico, te votavo, ma il commissariamento deve finire. Ecco, per me il principio è quello che deve passare. Ma sapete bene che con me il commissariamento si toglie e con quell'altro no. Allora, inutile dire che questi punti sono assolutamente razionali, sono solamente calendarizzati. Soggiorno, riuniamo. Si fa un po' come il modello Sant'Andrea. Sapete perché aprì come aprì Sant'Andrea? Ho due riunioni. La prima per capire quali erano i vincoli, la seconda per toglierli. Non è che ci vuole tanto se c'è la testa. Allora, se facciamo un lavoro di sovrapposizione. Reddito, edilizia, fisco, semplificazione, internazionalizzazione, start-up, aggiornamento, infrastrutture. Io credo che ci sia una completa integrazione facilissima sul piano delle parole. La settimana si spendono parole enormi. Il problema è come tradurle in fatti. Io vedo accanto alla cornice principale le questioni che ci riguardano. La formazione, date un po' a voi cosa può succedere, cosa che più mi preoccupa. Martedì prossimo aprire ciclo Fiat nella nostra regione, quello che può succedere con l'indotto. Quindi il piano B avercelo già in testa. Speriamo che non succeda mai, però può succedere. Pensate quello che succede a un territorio deindustrializzato come Rieti, che ormai se ne stanno andando tutti. Se non bisogna ricominciare a mettere in prima fila turismo e agricoltura, almeno la terra non la sradica nessuno, beh, non la delocalizzi. Poi, ma quelle sono cornici. Gli assi portanti, e che riguardano tutti voi, a ripartire una cultura d'impresa, per il 91% della nostra economia,
credo siano essenzialmente quattro. Sto declinando queste scarse settimane di campagna elettorale brevissima. Riguardano quattro interventi da fare con grande rapidità. Primo, quello della semplificazione normativa, e non è la velocizzazione, io lo voglio dire con grande chiarezza. Due cose diverse. Come si dice, bisogna velocizzare. Io dico attenzione a non rompere un cristallo che poi manda in frantumi la trasparenza. Velocizzazione è terribile. Poi arriva il furbo, arriva il più bravo. Voglio i tempi giusti. Io ricordo l'anno di grazia 2004, avevo in testa, poi arrivò il cammino giudiziario che mi sono risolto dopo 7 anni, mi impedì di portarlo, di condurlo in porto l'anno successivo. Avevo in testa un'idea che era, credo che con qualcuno di voi ne parlai, tempo medio di permanenza di una pratica in ufficio, andare. Calcolare quello giusto, non troppo breve, non troppo lungo. Se è troppo breve mi devi spiegare perché, se è troppo lungo mi devi spiegare a chi stai strozzando il collo. C'è un problema. Un problema di comportamenti più che di legge, quanto riguarda la velocità, dei fenomeni di degenerazione, della gestione disinvolta del potere. Semplificazione è un'altra cosa. Io voglio aprire un'impresa, far lavorare. Non mi devi mettere tante di quelle norme che me lo impediscono, punto. Allora io vi prego di fare una cosa. Il mondo associativo nei 5 anni di mio governo, diciamo, tralasciò di fare. Poi vediamo la maggior parte delle leggi regionali del Lazio, l'ultimo articolo, quello dedicato alle abrogazioni. L'ultimo articolo è quello sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il penultimo articolo, quello dedicato alle abrogazioni, c'è sempre scritto, quasi sempre. Presente legge abroga tutte le disposizioni in contrasto con essa, e faccia capire, è il trionfo dell'incertezza del diritto. Indicare nome, cognome, predicato verbale, soggetto, complemento oggetto, non devi fare altro, però dobbiamo individuare insieme le norme che ostacolano il lavoro regionale, perché io non voglio. Governo e Parlamento faranno la loro parte, io spero che vinca il centrodestra, ci sia un alleggerimento della pressione fiscale. Intanto vedo le cose che possiamo fare noi, perché sono abituato ad assumere le mie responsabilità. Vi faccio un esempio, mi è capitato, lo raccontavo ieri, l'altra domenica in una cooperativa agroalimentare in provincia di Latina. Prima comunitario, le cooperative, insomma. È stato bello, è una vita combattuta insieme, anche la loro. Il commerciante e l'artigiano si sente più solo, loro si fanno un po' più di compagnia, insomma, riescono a affrontare insieme la sofferenza, perché lavorare oggi sembra una sofferenza. E mi dissero, guardi qua, pensate, mi organizzato addirittura una messa, perché era domenica, facciamo bellissima cosa in questo capannone, a Terracina, e mi dicono, vorremmo espandere la nostra attività. Prodotti di grande qualità, l'agricoltura in provincia di Latina, insomma, offre ancora alla pena di gustare e di far conoscere. Dicono, qui però non possiamo perché c'è il vincolo idrogeologico. Qui no, il mare è il rivo, ma me lo fate vedere perché era vicino proprio. Per vedere sto fosso, ma l'acqua non c'è, lo so, da 100 anni che non c'è. Poi c'era il vincolo. Quanti ci sono di questi vincoli in giro? Quanto è vincolata la nostra vita dalla regione? Allora, su questo io credo dobbiamo fare immediatamente. Approfittiamo, diciamo, dei 20 giorni di interregno, eccetera, il passaggio delle consegne. Lavoriamo a sprombattuto per individuarle, poi decidiamo se vanno effettivamente tolte di mezzo. Primo appuntamento quale sarà? L'assestamento, il primo assestamento. Grazie a Dio per nostra volontà il collegato adesso è possibile, alla finanziaria è possibile anche nell'assestamento e dovremo fare questo tipo di norme abrogative di quelle istitutive dell'ufficio complicazione affari semplici, per intenderci. Seconda questione fiscale. È intimamente legata al commissariamento della sanità, non c'è dubbio, anche se dei margini di manovra oggi ci possono essere perché comunque il disavanzo si è ridotto. Per questo una parola dico. La campagna elettorale era cominciata con la propaganda sul debito, poi la fanno solo sulle agenzie di stampa, perché si è resi conto che l'argomento è inefficace, e se andiamo a vedere i dati, qualunque amministrazione ha speso le stesse cifre. Spesa quella della sanità è casomai è sottostimata da 20 anni.
Badaloni, Storace, Marrazzo, Polverini. Ci abbiamo un problema di partenza nazionale, ma questo lo affronteremo noi. Si liberano le risorse dal decommissariamento della sanità, non l'abbiamo scritto nel nostro programma con chiarezza, ma è pubblico da 20 giorni. Non le contestate le cifre che non ci lasciano passare tutto, controllano tutto fino all'ultima virgola, abbiamo indicato, piano fiscale va per 20, azzeramento addizionale IRPEF regionale per i redditi fino a 28.000 euro, significa rimettere in circolazione un po' di quattrini, dimezzamento per quel che riguarda l'IRAP, agricoltura, costruzioni, trasporto, commercio, imprese manufatturiere. Chi ha seguito la nostra amministrazione ricorderà la prima manovra che poi ebbe seguito, quella che chiamammo vezzosamente di destra sociale, tra il periodo Torri Gemelle, se ricordate. Dobbiamo mantenere un gettito, pagare di meno piccola e media impresa, pagare un po' di più banche e assicurazioni. Io ghigno, diciamo, da questo punto di vista, quando l'assessore Augello mi portò manovra, la condividemmo. E poi vorremmo dar vita a una manovra di impatto sociale, quella sul bollo auto, abbiamo un automatismo al contrario, su questo i calcoli dobbiamo fare precisi, aumenta la benzina, deve diminuire l'altro, due volte non possiamo pagare per lo stesso mezzo. Ancora, questo ovviamente lo possiamo fare con più libertà se riusciamo ad avviare una porta, a bussare al Presidente del Consiglio nuovo, non essere costretti a parlargli in tedesco, avere la possibilità di decommissariare, di rinegoziare il debito. Perché anche qui, un po' il rapporto che c'è il nostro paese con le banche mondiali, titolari di 1.000 miliardi di nostri debiti, e decidono loro quando noi dobbiamo rientrare. No, io credo che far rinegoziato il debito, e sulla pelle dei malati e di chi ci lavora, non si può fare, non si può fare nulla. Chi sono? Arrivano così di solito. Noi siamo in diretta streaming, però abbiamo chiesto ai nostri. Impedirò le domande con un'esposizione lunghissima. E poi, le ultime due cose, ma più, molto più rapidamente, ovviamente al primo punto la vostra priorità, ma credo che sia la priorità di tutti, è quella del credito. Lo dico sempre con una battuta anche per allentare sempre le tensioni, oggi se vai in banca senza passamontagna non ti danno un euro. È la verità drammatica. Non so qual è il vostro rapporto con Fidi. Spero che invece su Union Fidi abbiate lo stesso giudizio mio. L'impresa serve all'UDC, diciamo, non è una cosa che va dato molto. Anche Impresa Lazio può essere un ente di sinergia. Dobbiamo, so, non ha funzionato, è stata solo istituita da noi. Poi c'era qualcun altro che ci doveva pensare. Siccome l'avevamo istituita noi, l'avevano messa in panchina. Credo che sia una grande opportunità, lo dobbiamo discutere insieme. Io non voglio mollare questa roba, soprattutto nel momento in cui scopro che Banca Impresa Lazio rischia di avere repliche in Lombardia e Sicilia. E allora mi devo chiedere perché non la possiamo utilizzare se gli altri la vogliono copiare. È una questione che dobbiamo, sulla quale dobbiamo concentrarci. Sinergia sto parlando, non globamento. Infine, sul credito è l'altra questione, diciamo che è un po' il biglietto da visita. Con cui abbiamo voluto, no, pre infine, abbiamo voluto caratterizzare la nostra amministrazione, rapporto ottimo con un'Europa che se ci dobbiamo stare è perché ci conviene, ti capisco che ci siamo a fare, noi ci siamo stati, bene, Romano Prodi ci chiede i biglietti carta filigranata per il Lazio, 5 anni di seguito, non c'è stata amministrazione che come noi è stata capace di utilizzare i fondi europei. Il forziere sta all'auge. Finora li stiamo portando noi i soldi lì per salvare gli altri stati. Io vorrei riportarli qui per salvare la nostra regione. Questo vi chiedo una mano. L'ultima questione sarà fra una mezz'oretta, dopo fino qui andrò al Tempio di Adriano, tra un'intesa con l'amministrazione di Roma. Non so se ci sono anche altri candidati. Io ho risposto positivamente alle richieste dell'amministrazione di Roma. Quella più importante è quella sull'assetto istituzionale. Quante volte ci avete detto nei vostri convegni, 3-3-3-3, Roma deve poter decidere autonomamente, io sono per la devoluzione totale dei poteri su Roma.
oggi quelli previsti dalla legge sul federalismo. Sto ripetendo una cosa scritta nel programma diretta 2005, poi vinse la sinistra e si poteri non si sono visti. Evoluzione dei poteri previsti dal decreto sul federalismo, legge costituzionale, è chiaro che sta in un programma per la regione, se questo programma ottiene il consenso di elettori che sono andati al voto a milioni, hanno scelto il loro presidente, ha un valore, per dotare la città di poteri legislativi. Modello Roma-Regione, modello Trentino-Alto Adige, le due province dotate di poteri legislativi, questo sta al costituzionalista, al legislatore farlo, però ci sarà la grande spinta con la mia elezione per cambiare davvero l'assetto costituzionale di Roma. Io non sarò geloso custode delle prerogative della regione, no, io voglio, sono custode delle prerogative del territorio, che deve avere il diritto di esprimersi, le istituzioni devono praticare la riduzione del danno. Questo è quello che noi vogliamo ed è quello che faremo a martedì prossimo. Allora, le potenti tecnologie ci danno la possibilità della diretta streaming, quindi ci sono un po' di i nostri imprenditori, non vedendo, qui ci sono tre domande, sono rapidissime, ma se cavolo, rapide domande, risposta rapide, care rispettose, mi raccomando, l'ultima settimana è la più delicata, anche perché sarà anche affaticato il candidato, immagino, come... Beh, ma il gol di Totti gli ha dato energia. Allora, Onnici, Adriano Pedicini, sono un artigiano del settore artistico, in questo periodo di crisi in cui vendiamo meno e le tasse aumentano, vorrei sapere quali aiuti concreti la Regione Lazio ci metterà a disposizione per la promozione del Made in Italy. Michele Merchionno, i prezzi per affittare e comprare spazi all'interno della città sono diventati impossibili, il nostro lavoro di artigiani lo facciamo spesso in locali commerciali sotto i palazzi che non sono adatti. C'è bisogno di palazzi. Poi uno... Andiamo avanti. C'è bisogno di spazi adatti, di aree attrezzate, non isolati, ma in contatti con i cittadini, ed è incredibile che ci siano tante aree pubbliche inutilizzate e spesso abbandonate. Un altro, Claudio Salvucci. Cosa intende fare per risolvere il problema dei ritardi di pagamenti della PA? Un protocollo per la certificazione dei crediti nel Lazio che consentirebbe di scontarli, però le banche non lo applicano, pur avendolo firmato. Farete qualcosa per farlo rispettare? Perché l'accordo non si applica ai comuni sotto i 5.000 abitanti, che sono tantissimi. No? Estenderete anche a queste realtà? Non so, mettiamo altre due domande così. Ah, ecco. Breve, perché è l'ultimo alzer e credo che l'orario mattutino è proprio nel di tra tutte le cose che dovrà fare. Grazie per farmi tre domande, perché più parti in amore meglio il nostro paese, il nostro imprenditore, la situazione la idee candida a governare la questa parte in commedia, il cittadino è... le imprese non votano. Proprio nel tema che abbiamo riscontrato negli ultimi anni, è il punto di riferimento istituzionale. La realizzazione ha fatto sì che credo che un'associazione come la nostra, ma credo anche le altre, hanno necessità di avere nelle istituzioni, ha ragione, vado all'attività produttiva, sviluppo forte con una persona altamente qualificata, ampie deleghe, lezzo punto di vista.
rispondere, così almeno cerco di essere più rapido dell'esposizione, scusandomi se sono stato lungo. A me è difficilmente raggiungibile, ma mai detto nessuno. Credo che sia una pratica di governo, insomma. A certe volte rischio di apparire anche maleducato, perché magari rispondo in contemporanea mentre sto parlando con qualcuno, quindi non è questa la questione che riguarderà la regione se governerò io. E non è nemmeno un problema per le associazioni se governerò io, perché con me ci si parla, ci si litiga, poi si raggiunge un accordo. Questa è una pratica. Guardate, io sono arrivato a dire, mi sono beccato anche qualche rimbrotto. Guardate che vi dico, il paese deve ringraziare, cambiamo stanza, anche i sindacati, se non è successo quello che è accaduto in Spagna e in Grecia. Noi ci abbiamo avuto un problemino chiamato IVA, mentre da noi veniva aumentata senza colpo ferita, senza proteste, lì per aumentare a meno dell'aumento nostro, sono state le barricate. E c'è stato un sindacato che ha aiutato a evitare lo scontro sociale. Io ci credo in questo, so che qualcuno nel mio schieramento non la pensa come me, legittimo, però io rivendico la necessità della discussione. Questo è un paese che si è sbandato perché ha perso i punti di riferimento. Non conosco, anche ognuno di voi ha le sue simpatie politiche, no? È evidente. Allora, se oggi Berlusconi è diventato un riferimento nazionale, c'è un motivo. Se qui il centrodestra si è affidato a me, c'è un motivo. C'è la necessità di capire che oggi il cittadino è sbandato. Allora servono i punti di riferimento. Io prego, queste questioni diamole già per esaurite sulla possibilità di dialogare su quello che dobbiamo fare. Gli assessori saranno 10. Noi attueremo subito la norma statutaria. Viene imposta da una legge nazionale. Avremmo potuto persino applicare dopo il taglio dei consiglieri regionali, come hanno fatto in Sicilia. Noi veniamo da una pagina non propriamente edificante. In realtà poi l'edificio è lesionato in tutta Italia, però no, perché abbiamo visto che insomma l'altro che si faceva rimborsare la Nutella non è che era insomma molto carino in Lombardia, però o andavano a caccia con i fondi del gruppo del PD, insomma non è stata una cosa brutta con tutto quello che è successo. Ondarsi dal peccato per essere credibili è la prima cosa da fare, e quindi tagli i consiglieri regionali. Domenica prossima noi diamo regione e Parlamento. Il Parlamento è mica tagliato, il Lazio sì, siamo un po' orgogliosi di questo, no? Perché poi anche insomma la parte positiva. Quando io dico che da martedì prossimo, se vinco, non ci devo stare più auto blu regione, e non mica lo scherzo, perché come vedete, non è che dico faremo una legge che entro la legislatura, dopo 5 anni non ci saranno più auto blu, no, subito, martedì, finita. Ragazzi, questi sono segnali, scusatemi ragazzi, sono segnali veri, perché ve lo voglio far dire anch'io, perché ve lo voglio far dire anch'io. Sono segnali veri, cose che si fanno. Lo so che farà il cronista quando mi vedrà su una macchina, gli dovrò far vedere il libretto, è la mia, perché ha accompagnato magari, no, sono andato con Tagliavanti in giro, la macchina sua. Cambierà, cioè sarà una cultura diversa, non ci sarà più il nababbo in regione, questo vi voglio dire. E questo serve a mettere i rapporti in condizioni diverse. Persone normali che si parlano normalmente, è possibile raggiungere questo obiettivo? Io credo di sì. Avete fatto domande? Ecco, la questione etica, sul fondo, al fondo c'è tutto questo, perché poi se devi essere credibile per parlare con i cittadini, non pensare che te vai a comprare il vino per i bambini dalla doccia, perché non è vero. Allora, sono errori che si sono commessi, alcuni hanno scelto una strada, altri hanno scelto un'altra, chi ad esempio in regione non ha candidato i consiglieri, ma l'ha messi al Parlamento, insomma, un bel capolavoro. Oppure dobbiamo pagare la pensione noi? Cosa ce l'ho qua, scusatemi. Ho fatto dirigente politico per molti anni, non c'ho mai avuto un partito che mi dava lo stipendio che poi rimborsavo le istituzioni, chiudo la parentesi. Ed è grave che nessun giornalista incalzi Nicola Zingaretti su questa storia, perché è inaccettabile, noi non dobbiamo pagare il privilegio, già ce l'abbiamo aboliti tanti, dobbiamo abolire anche l'ultimo. Questa parentesi, perché vale come per il palazzo della provincia, perché qua ognuno può fare il puro sui privilegi altrui, e no, ci stanno pure quelli propri che bisogna togliere di mezzo. Te l'ho dimostrato in 5 anni stando fuori dal Parlamento, per rifiutare il compromesso. Ho detto no,
E oggi, se permettete, c'è la soddisfazione di dire che in questa mia coalizione ci sto io, non ci sta più Fini. Me la soddisfazione enorme, perché 5 anni fa nessuno mi dava ragione, tutti mi accusavano, oggi tutti mi danno ragione. Allora, lo dico perché la politica poteva avere anche un percorso di coerenza che rende affidabili gli uomini, le persone, i soggetti politici. Pagamenti, per tornare sulla terra, ogni tanto io volo, penso, immagino. Pagamenti. Abbiamo scritto il nostro programma con chiarezza che è uno dei primi adempimenti da fare, se non altro, le regole. Ci sono pagamenti sulla sanità, ma poi ci sono anche altri settori, penso all'edilizia, penso a tanti altri settori, tanti creditori diranno. Verso la presidenza dobbiamo concertare il protocollo sulle regole per evitare discriminazioni arbitri nei pagamenti. Questo al di là della cassa, cui ci dobbiamo attivare. Dopo c'è anche quest'altro problemino, perché poi l'amico dell'assessore magari arriva prima del direttore, non si può fare più. Credo che sia un dubbio che vada sgombrato, vada tolto di mezzo, e lo faremo con le associazioni. Altra domanda, ecco, poi la cosa più bella delle vostre domande qual è? L'ha detta il rappresentante del CC di Roma. Questo ambiente non mi state chiedendo soldi, state chiedendo norme. Sostegno vitale, i soldi sono quelli maturati, i pagamenti, è ovvio. Dobbiamo metterci anche qualche, a mio nonno, qualche cosa di soldi, ma soprattutto regole. Tema taxi NCC è un'altra priorità assoluta, e anche qui io posso prendere solo un impegno, ci vediamo, e sta cosa la finiamo in 24 ore, perché non è che si può pensare di portare avanti una guerra tra persone che è difficile vedere in cravatta. Lo cito questo tema perché vuol dire che non hanno tempo a stare a pensare all'abbigliamento, stanno sempre a lavorare, a guidare. Questo dico con grande rispetto verso chi suda e fatica, bisogna mettere in condizione di non disperdere sudore e fatica. Abbiamo spazio per un altro paio di domande, vai. Sulla spending review io ho una posizione feroce ostilità sulla nascita, genesi, riguardato anche l'ultimo governo Berlusconi, quindi non ho l'atteggiamento di parte, voglio dire. Però io rifiuto il fatto che qualcun altro deve decidere la politica del mio paese all'esterno per questa questione del debito nazionale. Abbiamo visto come si è spostata la questione, prima riguardava solo il Lazio, poi riguardava tutta Italia, perché poi spalanca, si leva il coperchio dalla pentola e esce il problema italiano. L'Italia avrebbe dovuto avere una classe dirigente in grado di dire di no, non l'ha avuta. Adesso bisogna vedere come si applicano le norme. Io ho un'idea, l'ho anche scritta, spero che ci sono tante, forse anche troppi enti, non sfoltiti, però ho capito quello che c'è una funzione e quello che no. Io sono per amministratori in solitaria, unici, il direttore, l'amministratore, lo vedremo come il codice civile, quello che conviene più fare. Non c'è bisogno della lottizzazione delle società, anche perché il paradosso è che poi lottizzati rappresentano se stessi, non servono. Io voglio persone che lavorino per la regione e per il territorio. Come lo dobbiamo scegliere? Non credo di dover invocare lo Spirito Santo, un ottimo rapporto con la fede, spero però di avere la prova più tardi possibile. Leggo che altri miei competitori invece si affidano a immaginifiche virtù di cui nessuno sa riconoscere l'esistenza, perché non ho capito come si nominano i responsabili della regione. Ci vuole sicuramente un percorso di trasparenza. Non è vero che la politica deve rinunciare a indicare chi deve attuare i suoi programmi, perché sennò è una follia, perché li facciamo votare? Facciamo votare sulla base di un programma, e quel programma da qualcuno deve essere attuato. È difficile immaginare che se io sono per la valorizzazione dell'Avis nomino presidente Dracula, insomma, è una cosa che non ha senso.
allora vorrei sfoltire, l'abbiamo scritto, ma questo non lo dico subito all'inizio facendo vedere il petto, sfoltiremo, lo dicono tutti, non è che c'è sta uno che non lo dice, non è che c'è uno che dice facciamo gli sprechi, non leggerai nessun programma, poi accade, dobbiamo con l'esperienza maturata evitarli. Allora io, se voi siete d'accordo, la chiuderei qui, così diamo la possibilità. Esatto, no, perché... Allora, però una cosa te la voglio dire, con questo concludo. Nel senso, no, ma è... Allora, sulla CNA, ne è una grande organizzazione. Ne è di Roma 14.000 e 50.000. Un'associazione voglia di lavorare 12.000 in assoluto la... dico io, lo dico, i nostri associati non sono di allora questo vediamo. Vabbè. Se sarai stato convincente, le riprenderai. Però quello che ti voglio dire, quello che voglio dire io è, volta per tutti, non si associati, votano a sinistra. Dico qui, eccetera. Votano più o meno come vota, dimmi, orientano in base alle proposte. In genere le associazioni imprenditoriali votano, ripeto, come, non so, i romani, votano più o meno come i romani, un po' più a destra, perché in genere imprenditori. Quindi anche la nostra associazione è un'associazione sostanzialmente di... Quando interloquiamo con la politica, una buona proposta indipendentemente da chi... Allora, io credo che faremo tutti quanti un passo in avanti anche per risolvere le questioni del nostro paese, superando, diciamo così, una serie di pregiudizi relativamente sia alla politica ma anche rispetto... assolutamente importante. Se vogliamo aprire una pagina nuova dal punto di vista delle relazioni e dare un futuro nel paese. Questo lo dico perché in effetti in qualche occasione la nostra organizzazione si è trovata un po' come il figlio di un dio minore. Allora noi faremo, per quanto riguarda la nostra parte, una parte di apertura nei confronti appunto delle idee più che degli schieramenti. Però io mi auguro, soprattutto nel caso in cui tu raggiungerai il tuo obiettivo di essere presidente della regione, di ugualmente fare altrettanto sforzo relativamente alle associazioni. Voglio dire una cosa, manifestare un pezzo di stupore, perché scusatio non pedita, accusatio manifesta, io non ho alcun intendimento di catalogarvi politicamente come organizzazione, io so bene chi rappresentate, il mondo produttivo. Ma non è che qui ho pensato di venire in un covo di pericolosi sovversivi di sinistra, no, non no, pensando, no. Sto pensando ad altro. Vale, però se cadiamo sono io, contano le persone. Quando si governa una regione contano le persone, perché adesso faccio giocare tutti. E da martedì prossimo voglio esercitare il potere che ha costituzionalmente il Presidente della Regione. Quindi su questo non dovete avere dubbi. Se vi ho citato CGL, che è il più lontano da me, però credo che siano voci importanti. Questo è un paese che ha bisogno di ritrovarsi nella cultura del dialogo. Per troppo tempo ci siamo menati, e io di questo sono assolutamente convinto. Poi non voglio fare il buonista, perché l'atteggiamento che non sopporto lo trovo un po' infantile, perché ci vuole anche la nettezza e la fermezza. Quando prendi una decisione vai avanti, altro che buonismo. Però bisogna riappacificarsi come sistema paese, perché altrimenti se noi ci meniamo, gli altri ridono. Un solo esempio vi faccio. Prima ho fatto cenno al debito della sanità. Cosa è successo in questi 20 anni? Arrivò Piero Badaloni, ricorderete, già che fine ha fatto, non è una battuta, perché tanti personaggi sono apparsi e poi sono spariti, io sono rimasto, la gioia nel dolore, come si dice in chiesa, diceva lui, mannaggia, mo adesso con l'elezione diretta del Presidente della Regione tocca a me, guarda che hanno combinato prima di me. Poi arrivo io e scopro, oibò, 4 miliardi 8 di euro di debito della sua amministrazione. Poi arrivano quell'altro, Marrazzo, e dice che i debiti l'ho fatto io. Poi arriva la Polverini e dice che i debiti l'ha fatto Marrazzo. Poi il prossimo che arriva dice
mentre noi ci stiamo a rinfacciare il debito, le altre 19 regioni cosa devono dire? Ma se questi si accusano, si rinfacciano di sprecare i soldi, che gli diamo a fare? Questa roba per me è un delitto, è un crimine contro la nostra regione. Io non ci sto a far passare il Lazio come la peggiore regione italiana, se non altro perché grazie al vostro lavoro siamo la seconda per creazione di ricchezza. Quando Maroni ha detto il 75% di tasse al territorio, ho detto guarda che ci guadagno più io che tu. Punto. Quindi su questa questione io vi invito a fare squadra. Io non penso che si debbano fare le barricate in regione. In regione bisogna lavorare bene, ciascuno sulle sue posizioni, però insomma pensando che alla fine è il cittadino che dobbiamo servire. Svizzera. Buongiorno, su Twitter. Grazie. Grazie.